Fino al 20 agosto è possibile ammirare le opere di Giorgio Morandi nel luogo in cui furono concepite, quella Grizzana tanto cara al pittore, proprio all'interno dei fienili del Campiaro, noti protagonisti dei paesaggi morandiani. 4 oli su tela, di cui uno rarissimo del 1934 e 40 acqueforti incise dal maestro a partire dagli anni 10 del Novecento. Fino al 20 agosto è aperta la mostra Morandi ritorna a Grizzana, qui appunto a Grizzana, Morandi e Fienili del Campiaro, e si può venire a vedere la mostra, poi c'è la casa, insomma è diventato un polo culturale tutto, non solo nel nome di Morandi, ma proprio come atmosfera, come clima, è veramente il clima della sua pittura e della sua incisione. Oggi ad esempio abbiamo appena finito questa visita guidata e fra breve si terrà una conversazione sul rapporto dei collezionisti di oggi e Morandi, quindi sicuramente il valore economico che sta crescendo a dismisura e diciamo anche l'apprezzamento, la vera e propria l'amore per Morandi che si respira nel mondo, ma appunto non solo la parte economica ma anche tutta la passione, la voglia di collezionare, insomma che cosa contraddistingue il collezionismo di oggi e l'opera di Giorgio Morandi. La curatrice giustamente ha inteso estrapolare da quelle che sono circa una 55-60 opere di Morandi in collezione, ha privilegiato, sì, anche prediletto una scelta che prendesse spunto dai luoghi di Grizzana. Siamo partiti da quelle che prendevano non solo spunto ma erano i soggetti di quello che vediamo anche oggi, le case del Campiaro e quant'altro. E poi intorno, con la sua bravura Marilena, la professoressa Pasquali, ha costruito intorno tutto un percorso che poi, non dico termina, ma è quell'esplosione. Dico io, di fuochi d'artificio sono 4 stupendi oli che sono veramente... Io verrei qui solo per vedere quei 4 oli, che caldamente... Se posso, da questa emittente dire andate a Grizzana perché solo perché 4 oli meritano, perché poi secondo me non li rivedete più con tanta facilità, perché poi i proprietari credo siano anche gelosi. Ce n'è uno addirittura in collezione privata romana che credo siano 50 anni che non si vedeva, di una bellezza straordinaria.